Questo programma è offerto da Sono stati segnalati atti di vandalismo ai danni della piazza Santi Patroni a Ficarazzi. Mattonelle rotte e frammenti sparsi per la piazza, che è divenuto ormai un luogo di ritrovo notturno di gruppi di ragazzi e non solo. Degli atti vandalici riscontrati nessuno sa nulla, né enti saccio e né enti voglio sapere. Né il comune né le autorità competenti sapevano dell'accaduto. Eppure il danno fatto alla piazza è visibile agli occhi di tutti e fa pure un certo effetto. Vedere come non si abbia rispetto delle proprie cose è disgustoso e ripugnante. Un'ingiustizia che colpisce i cittadini che vorrebbero vedere una Ficarazzi più sicura e più pulita, che fanno a pugni con l'inciviltà di coloro che non riescono a vivere in condizioni civili. Era ormai nell'aria da tempo, ma adesso è ufficiale. La giunta del sindaco di Castelbuono, Antonio Tumminello, perde i pezzi, visto l'addio di un assessore e del vice sindaco. A rassegnare le dimissioni durante la seduta del Consiglio Comunale sono stati il vice sindaco Antonio Capuana, l'assessore ai servizi sociali Giusy Arena. Ma l'addio dei due non è l'unico del giorno. Infatti, anche un membro del Consiglio di Biblioteca abbandona il proprio posto. Si tratta di Provvidenza Mogavero. La notizia non è arrivata all'improvviso, già alcune voci di corridoio avevano messo in conto il loro possibile addio alla giunta Tumminello. Ad apertura di seduta, il vice sindaco Capuana ha letto la lettera di dimissioni. Tale decisione, dice, trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personali. Nel corso degli ultimi mesi, per me è diventato sempre più problematico riuscire a conciliare nuovi impegni professionali e privati con un'azione amministrativa efficace e continua. Arena ha dichiarato, invece, «Non ci sono più le condizioni per una mia permanenza nella giunta da lei presieduta», rivolgendosi al sindaco. «Non riesco più ad individuare la principale missione di Castelbuono in Movimento nel ricercare il rinnovamento politico e programmatico». Attimi di tensione ieri a Palermo durante il mercatino di Viale Campania. La municipale ha assicurato il regolare svolgimento delle attività e della viabilità fino a quando, intorno alle 9:30, gli agenti hanno individuato due venditori abusivi che nel tentativo di eludere la sorveglianza si sono intrufolati nel corridoio interni del mercatino con carrelli carichi di frutta e ortaggi pronti per la vendita. Gli agenti hanno così fermato i due venditori privi di autorizzazioni amministrative. Ma nel corso dell'operazione di sequestro della merce, i due venditori, fratelli, hanno iniziato ad inveire contro la municipale, gettando per terra gli ortaggi e la frutta, calpestandoli e riempendo gli agenti di insulti. Sul posto, per ripristinare l'ordine, sono intervenute 5 pattuglie della polizia, che in collaborazione con la municipale hanno lavorato per riportare tutto alla normalità. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare.
Concorso Canoro, ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monreale, coadiuvati dal nucleo cinofili di Palermo, hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno portato a sanzioni amministrative nei confronti di due uomini pregiudicati per possesso di sostanze stupefacenti e di due bilancini di precisione. Durante un altro controllo, sempre i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete idrica e così hanno tratto in arresto un uomo, Francesco Corvaia. L'uomo è stato introdotto presso il Tribunale di Palermo, dove sottoposto al rito direttissimo. L'udienza è stata rinviata ad altra data. Si è conclusa la 10ª edizione della Gran Fondo di Marineo, una gara dove si sono radunati più di 400 bikers. Le bike sono partite da piazza Garfield Lodi nel comune di Marineo, per poi svilupparsi nel vero percorso all'interno della suggestiva riserva naturale di Bosco Ficuzza. Due i percorsi, uno di 32 km per gli amatori ed uno di 56 km per gli agonisti. Una nuova avventura si nota attraverso gli incantevoli e suggestivi paesaggi, distese boschive di sughero, roverella, frassino e castagno, un ampio panorama che dall'alto di Piano Torre fa godere la vista del lago della Madonna dello Scansano. Anche questa volta la GS Eleuterio Misilmeri è stata presente con ben 33 iscritti, ma solo una ha avuto la meglio. Tra le donne, una quindicina in tutto, tra percorso corto e lungo, hanno fatto il loro debutto le particolari GS Eleutero. La soddisfazione più grande rimane comunque quella di esserci stati, di aver sfidato se stessi ancora una volta, raggiungendo la meta come singoli e al contempo come squadra. Francesco Gullo, pilota originario di Eliminusa, si prepara per affrontare il 7º Gran Premio Karting di Cefalù, valido per il campionato italiano, con il team Antonello Kart di Termini Imerese. Le gare si terranno il 10, 11 e 12 ottobre nello scenario della città di Cefalù. «Spero di non deludere coloro che mi sostengono e di ottenere un ottimo risultato», ha dichiarato Francesco Gullo. «Chiedo ancora una volta ai miei fan il sostenimento per questa gara importante». Il pilota parteciperà nella sezione kart 125 a marce con i colori della Mad Racing Kart. Le ultime vittorie del pilota sono state a Cerda nel circuito cittadino conquistando il primo posto e a Trapani anche lì conquistando il primo posto sul podio. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu!
Fillicusenza Design offre la possibilità a due giovani appassionati di moda di trascorrere 3 mesi nel laboratorio di Via La Masa a Bagheria per imparare i segreti dell'arte del tessuto e approcciarsi al mondo della moda e del design, dal disegno alla realizzazione del prodotto. I requisiti per partecipare alla selezione sono una forte passione per la moda e un'età compresa tra i 16 e i 26 anni. Diamo la possibilità a giovani e studenti di approcciarsi al mondo della moda reale, quello del lavoro e dell'impegno quotidiano, ha spiegato l'architetto Cusenza. Lo studio e il lavoro non devono essere due campi separati. I partecipanti devono mandare una mail di presentazione all'indirizzo noemiblando@fillicusenza.it per una prima selezione, alla quale seguirà un incontro in azienda per valutarne l'inclinazione e la creatività. Il concorso durerà tutto il mese di ottobre e lo stage avrà inizio a novembre con incontri settimanali e pomeridiani. Dal 10 al 12 ottobre andrà di scena a Gangi la prima edizione della rassegna Eco Borgo 2014, manifestazione interamente dedicata alla sensibilizzazione ed alla diffusione delle tematiche ambientali in tutte le possibili declinazioni. Dalle energie rinnovabili alla gestione del ciclo dei rifiuti, dalle produzioni biologiche ed a chilometro zero, alle attività di compensazione ambientale. Per un intero fine settimana il Borgo più bello d'Italia sarà teatro di incontri, dibattiti, degustazioni e manifestazioni dedicate alla protezione dell'ambiente. Previsto anche un grazioso mercatino del baratto ed una fiera green, allestita nel cuore del centro storico, dove sarà possibile apprezzare ed acquistare alimenti biologici ed a chilometro zero, ed altri tipi di prodotti e servizi concepiti e realizzati nel massimo rispetto dell'ambiente. In programma anche una serie di interessanti appuntamenti con i laboratori del riciclo e di incontri con le scuole promossi dall'associazione Hunter sul tema della compensazione ambientale. Ma non è tutto, ci saranno anche passeggiate con gli asini ed il Burning Race in bici fra le incantevoli vie del borgo medievale. Sabato appuntamento con lo spettacolo musico-teatrale delle officine teatrali Quinta Armata, con la regia di Santi Cicardo. La manifestazione ideata da Simone Ballisteri si chiuderà domenica sera con il gran finale affidato al più famoso chef siciliano Natale Giunta, che terrà a battesimo la prima edizione de La Prova dell'Eco Cuoco. Un caro saluto ed un affettuoso abbraccio agli amici di ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 9 ottobre 2014. Alta pressione prevalente al centro, al sud e su parte del nord, nuvoloso e piovoso al nord-ovest. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord più nubi interessano il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, le Alpi, le Prealpi, con piogge più consistenti inizialmente in Liguria e rilievi poi più deboli e alternate a schiarite. Precipitazioni anche sul Friuli Venezia Giulia, più soleggiato altrove. Al centro alta pressione prevalente e cielo soleggiato su tutte le regioni. Infine raggiungiamo il sud, dove anche qui il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutti i settori. I venti continuano a soffiare dai quadranti meridionali su tutti i bacini, anche moderati sul Tirreno. Temperature previste minime che non subiscono particolari variazioni, con valori che saranno compresi tra i 15 e i 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo invece 17-24 gradi al nord, tra i 24 e i 28 gradi al centro e fino a 29 gradi sulle regioni meridionali. Carissimi, il meteo.it vi saluta al prossimo aggiornamento e vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 9 ottobre, si ricorda San Dionigi. Il nome Dionigi è una variante di Dionisio, nome derivato da quello di Dioniso, il dio greco del vino e delle feste. Il suo significato è quindi consacrato a Dioniso. Dice il proverbio: temporale da ponente, gran fracasso e danno niente. Sono nati oggi John Lennon, Ottavia Piccolo, Loré Manadou.
Il 9 ottobre 1701 nasce l'Università di Yale. È la terza istituzione di istruzione superiore più antica degli Stati Uniti ed è una delle più prestigiose università del mondo. Nel 1776 padre Francisco Palou fonda la Mission San Francisco de Assis, nucleo originario di quella che sarebbe diventata la città di San Francisco in California. Infine, il 9 ottobre 1967 viene giustiziato in Bolivia Ernesto Che Guevara, il Che che a fianco di Fidel Castro aveva partecipato alla liberazione di Cuba stava guidando la guerriglia contro le oligarchie boliviane al potere. Niccolò Di Paolo ha detto: nessun rapporto è perfetto o immune da incomprensioni. È la volontà di superarle che fa la differenza. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 9 ottobre. Ariete, attenti a non offendere chi vi è vicino. A volte dimenticate quanto possa pesare un giudizio negativo, per giunta espresso con parole dure. La posizione dissonante di Plutone consiglia di riflettere bene prima di emettere giudizi critici. Toro, di pianeti favorevoli che rispondono all'appello, purtroppo c'è una penuria pressoché totale e c'è da dire che la cosa vi scoraggia non poco. Tra impegni quotidiani e tensioni in famiglia, la vostra giornata si rivela stressante e poco proficua. Gemelli, la benevolenza astrale vi regala equilibrio e tanto benessere interiore. Desiderate condividere la vostra serenità con la persona che amate. Niente di più facile quando si hanno interessi tanto affini. Una mostra o un concerto sono l'ideale. Cancro, l'ostilità lunare vi rende irritabili, mentre Venere avversa vi procura incertezze, timori infondati e pure una certa confusione mentale. I vostri nervi sono tesi come corde di violino, perciò rischiate di sbottare ad ogni minima sollecitazione. Leone, svago, divertimento e amicizie sono gli ambiti che maggiormente beneficiano della notevole benevolenza planetaria di cui gode il vostro segno. Ma in questa fase non c'è settore che non sia baciato da tanta generosità astrale. Vi sembra di sognare. Vergine, avvertite un po' di stanchezza dovuta alle tensioni accumulate soprattutto nell'ambito familiare, dove gli screzi sono troppo frequenti. Dovreste prendere coraggio e andare a fondo della questione per superarla una volta per tutte. Bilancia, non avete molti numeri per contrastare e risolvere le seccature che la Luna, in disarmonica opposizione dall'Ariete, oggi vi procura. La strategia migliore per limitare i danni è quella di temporeggiare. Prendete tempo in attesa che passi. Scorpione, vi lamentate perché da un po' le vostre giornate sono fatte sempre delle solite cose, di banali e noiosissimi impegni. Vi sentite demotivati. Anziché recriminare, mettete in moto la fantasia e inventatevi qualcosa capace di risollevarvi l'umore. Sagittario, tirate dritto, sicuri delle vostre ragioni. Siete assolutamente certi che la strada intrapresa, presto o tardi, vi porterà ad avere la meglio. Potete contare su un ricco bagaglio di competenze, oltre che su potentissimi sostegni planetari. Capricorno, non ci sono molti appigli per fare sterzare la giornata nella direzione che voi desiderereste. I pianeti parlano in un linguaggio poco favorevole, un linguaggio fatto di infiniti intoppi e numerose scocciature, soprattutto in ambito professionale. Acquario, prosegue la fase positiva, con la Luna in ottimo aspetto. Sul lavoro lasciate un po' a desiderare, ma in compenso vi divertite tantissimo. Mostre, vernissage, eventi culturali, sono tantissime le occasioni che attraggono la vostra attenzione. Pesci, se non volete incorrere in imbarazzanti equivoci, siate molto chiari e diretti. Non è nelle vostre corde, ma stavolta dovete imporvelo. Sicuri delle vostre ragioni, catturerete l'attenzione e anche l'interesse dei vostri interlocutori.